La professoressa Finocchiaro, che, che insegna diritto civile all'Università di Bologna, tra le altre materie, che è stata presidente del gruppo di lavoro che ha elaborato la prima versione del testo. Bene, grazie ai colleghi per l'invito. Mi scuso con il pubblico perché purtroppo dovrò andare via subito dopo l'intervento perché devo partire. E due parole, immagino sia questo quello che mi spetti, sull'attività che ha svolto la Commissione. Ora, la Commissione, come sapete, ha concluso i suoi lavori il 19 marzo, trasmettendo il proprio schema, la propria proposta al Ministero, e poi il Ministero ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio il 21 marzo. Dispiace, a fronte di un lavoro che è stato molto intenso, siano passati poi sostanzialmente due mesi in cui in realtà si è ritardata, ecco, l'approvazione di un testo. Di un testo certamente non perfetto, come qualunque testo normativo che può essere oggetto di discussione, che il Garante potrà sicuramente migliorare con le sue osservazioni che dovrà rendere a breve, che le commissioni parlamentari potranno migliorare. Ricordo che il Garante è stato presente anche alla Commissione e ha dato costantemente il suo contributo in tutte le questioni che sono state già illustrate. Detto questo, che cosa è cambiato fra il testo del 21 marzo e il testo attuale? Dunque, che cosa è cambiato nei due mesi che sono passati? Sono state effettuate effettivamente alcune modifiche, alcune delle quali assolutamente condivisibili e migliorative. Una di queste è stata menzionata, non sono convinta che sia migliorativa, ma su questo naturalmente la discussione è aperta, come su tutti i testi, cioè la previsione che il consenso del minore rimanga fermo all'età di 16 anni, perché abbassarlo a 14 sarebbe stato utile sia per un coordinamento normativo interno, sia per responsabilizzare chi questo consenso chiede e dunque sostanzialmente sottrarre degli alibi, ma su questa disposizione, come su molte altre, ripeto, la discussione è aperta. Torno al punto di partenza, cioè che cosa è cambiato in questi due mesi, quindi se comparate i due testi, che cosa è stato modificato? Beh, un primo aspetto riguarda ovviamente le sanzioni penali, di questo si è molto discusso. Noi avevamo ritenuto che le sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro fossero nella sostanza, come dice anche la Corte europea, più che sufficienti, nella sostanza fossero sanzioni penali, ovviamente niente più politico delle disposizioni penali, niente più mediatico delle disposizioni penali, e questo si aggiunge anche allo scandalo Cambridge Analytica, e dunque si sono previste delle nuove fattispecie penali. Ora, qualunque cosa si pensi nel merito della scelta, certo è fondamentale che le fattispecie penali siano ben definite e siano effettivamente tassative, e su questo ci vuole attenzione, e io credo che ci sia ancora spazio per avere un'attenzione di questo tipo nei giorni che ci separano dalla pubblicazione del decreto. Che cos'altro è cambiato? Il contenitore, nel senso che la maggior parte delle norme sono rimaste, come dicevo, le stesse, ma invece di essere sostanzialmente consolidate, forse consolidate è un termine troppo ambizioso, diciamo elencate in un unico testo, adesso sono in due testi diversi a cui si somma il regolamento. E francamente devo dire che il codice privacy, o meglio quel che resta del codice privacy, è divenuto illegibile. A fronte del contenuto sostanziale che rimane il medesimo, avere scelto una tecnica normativa, perché di questo stiamo parlando, al di là del carico emotivo che possiamo attribuire ad aver abrogato il codice privacy, ma una tecnica normativa più complessa non mi sembra che giovi a nessuno. Ecco, faccio una considerazione molto pragmatica, cioè se abbiamo un testo meno leggibile con lo stesso contenuto, a chi serve? Questa è la domanda che vorrei sostanzialmente porre. Poi naturalmente anche su questo si può discutere, però rimango convinta del fatto che su questo punto si sarebbe potuto fare una scelta di tecnica, ripeto, di tecnica, non di contenuto, un po' più coraggiosa. Detto questo,
in che cosa è consistito il lavoro della Commissione e che cosa, non abbia, che cosa abbiamo scelto di non fare. Allora, quello che abbiamo scelto di fare è stato sostanzialmente, la chiamo così in maniera sintetica, una verifica di compatibilità in primo luogo, cercare di capire quali norme del regolamento erano sostituite, che noi lo avessimo dichiarato, che noi non lo avessimo dichiarato, quali norme, scusate, del regolamento sostituivano, che noi l'avessimo dichiarato oppure no, le norme italiane, no? Perché questo, secondo noi, giovava alla chiarezza. Da qui tutte le abrogazioni che leggete sul codice privacy. Molti esempi potremmo fare, le norme sull'informativa, le norme sul consenso, sono norme che sono sostituite da norme del regolamento, non ha senso mantenere le norme sulle misure di sicurezza nell'allegato B quando c'è l'accountability, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tutte queste norme abbiamo dichiarato la abrogazione. Quindi, come dire, pensiamo di avere in qualche modo contribuito alla chiarezza espressamente abrogando. Cosa che fra l'altro non è che si faccia molto spesso e che è invece estremamente utile. Quindi verifica di compatibilità in primo luogo in questo senso. Poi quello che noi abbiamo cercato di fare è stato in qualche modo rassicurare gli operatori sul fatto che la continuità veniva garantita, cosa che molti, tema su cui molti ancora si pongono dei dubbi e si pongono degli interrogativi, per esempio che cosa ne rimane delle autorizzazioni del garante, che cosa rimane dei provvedimenti del garante, beh, noi abbiamo scritto, rimangono a determinate condizioni. E quindi, come dire, abbiamo tentato di assicurare la continuità. Che cosa non abbiamo fatto per scelta? Spiegare perché non riteniamo che il momento didattico esplicativo debba trovare una sua sede in un testo di un decreto. Ci sono i professori, ci sono quelli che scrivono articoli, ci sono gli avvocati, ci sono tanti che possono spiegare, non è il legislatore che deve spiegare. E quindi in una serie di casi in cui sostanzialmente si rimetteva al legislatore, secondo alcuni, la possibilità di spiegare, di interpretare, noi abbiamo ritenuto che non fosse il nostro compito, che non fosse la nostra sede. Anche su questo, insomma, di questo abbiamo parlato, di questo abbiamo discusso in commissione, se fosse quello il momento in cui spiegare, per esempio, cosa, richiamo una delle discussioni che abbiamo fatto, che cosa fosse l'interesse legittimo, se si dovesse spiegare all'interno del decreto, o che cosa fosse l'interesse pubblico, abbiamo detto no, non lo spieghiamo assolutamente all'interno del decreto, semmai troviamo uno spazio nella relazione amministrativa, non è il nostro compito spiegare. Poi alcune scelte certo le abbiamo effettuate, alcune scelte demandate al legislatore delegato le abbiamo effettuate, le abbiamo proposte, per esempio quelle scelte che riguardano la sanità, ma come dire, nella consapevolezza che il lavoro che stavamo facendo, su questo voglio essere molto chiara, non era un lavoro di, come dire, riscrittura del codice privacy, perché questo, consentitemi, l'ha fatto il regolamento europeo, non spettava a noi. Quello che noi dovevamo fare era un lavoro molto più circoscritto e limitato, e quello abbiamo cercato di fare, di adeguamento delle norme del regolamento europeo all'ordinamento italiano, esercitando appunto qualche scelta da dove lo spazio per questo c'è. Bene, detto questo, non mi rimane che sperare che il testo migliori e soprattutto che il testo possa essere pubblicato quanto prima nella nostra Gazzetta Ufficiale, perché questo certamente potrebbe dare qualche certezza in più a chi lo deve applicare. Grazie.